Parlando della rivalità tra Alessandria e Casale, non si può sottovalutare la storia, perché è proprio nella storia lontana che nasce un odio che poi, dalla vita di tutti i giorni, ha finito per contaminare anche lo sport. Allora, quello che lei mi chiede è proprio ha proprio colpito a segno. La tradizione e la storia fanno del derby del Casale una reminiscenza col passato. Casale città, i cittadini di Casale hanno sempre odiato, odiato, lo ripeto, gli alessandrini per una rivalità che risaliva al 1170, una cosa così. Gli alessandrini, con cui noi avevamo fatto niente, misero a ferro fuoco Casale, lo distrussero. Casale risorse, ma nel 1200 e rotte, che lasciò perdere le cose, con la Lega Lombarda ci assaliste nuovamente e ci distruggeste definitivamente. Furono portate via le reliquie di Sant'Evasio e la città fu messa a ferro e fuoco. Dovettero passare 200 anni prima che un cavaliere di Ventura, un brigante, diciamo, nativo di Borgo San Martino, famoso Facino Cane, che scorrazzava per tutto il Piemonte e ammise a ferro e fuoco quasi tutto il Piemonte, entrò in Alessandria e fece la vendetta. Mi pare che era luglio quando Alessandria dovette capitolare. Le spoglie di Sant'Evasio vennero a Casale, tutta una storia che lasciamo perdere. Però nel sangue dei casalesi, come in quello degli alessandrini, c'è sempre stata questa rivalità. A me la raccontava mio padre gliela raccontava mio nonno, e andiamo nella storia dei tempi, indietro nei tempi. Il derby calcistico era nient'altro che una reminiscenza di questa rivalità. Perché noi non abbiamo mai inteso, almeno fino al 1950, mi dicono i vecchi, questa una rivalità sportiva verso Alessandria, sentita come quella di Vercelli. Vercelli era un mito. Quando noi siamo nati, Alessandria non c'era, è venuta dopo, capisce? Quindi noi, per noi il derby con l'Alessandria non esisteva, era una partita come le altre. Però una partita cattiva, perché si veniva a tirare fuori il passato. Col tempo è cambiata la cultura, tutto, e abbiamo lasciato perdere, perché adesso se va a raccontare queste cose qui la gente ride. Però la tradizione è quella e non si cambia. Senta Ramezzana, lei è un profondo studioso della storia del Casale, una squadra gloriosa, una squadra che comunque lo sportivo alessandrino ha sempre apprezzato e invidiato per lo scudetto. Però, ritornando alla storia, c'è anche un altro episodio che ha anche infiammato poi la rivalità. Vogliamo parlare brevemente anche della storia del Galletto? Ah, beh, col Galletto c'è una certa confusione, perché il Galletto, pensi che ci sono degli storici che dicono che il Galletto sia vercellese. Non l'ho mai, io non ci ho mai creduto. Il Galletto l'avevamo noi in Duomo, ce l'avete preso, ve lo siete messo non so dove, ed è sempre restato lì. Io mi ricordo che negli anni primi, ma verso fine 50, anni 50, tentammo perfino con degli miei compagni di liceo di venirvelo a prendere in una notte, mi ricordo, piovosa, nebbia, tutto. Grazie a Dio non facemmo qualche vaccata, perché altrimenti ci rompevamo la schiena, perché era stato troppo. Non potevamo arrampicarci fino là sopra. In ogni modo, ecco, il Galletto è il simbolo della nostra rivalità con voi. Quando noi lo guardiamo, io quando vengo a Alessandria lo guardo sempre, mi viene nervoso. Come credo che un alessandrino entrasse nel nostro Duomo e vede il crocefisso, dovrebbe accapponarsi la pelle, perché era vostro quel crocefisso e non ve l'abbiamo mai restituito. Io ti posso dire che al collo porto la copia di quel crocefisso. Questo.
Questo è il crocifisso che noi abbiamo preso a voi alessandrini, con Facino Cane. Questa è la coppia perfetta. Parliamo in termini di numeri di Alessandria Casale, il derby storico. Derby storico sicuramente, perché è cominciato nel 1913, la prima partita fu nel novembre di quell'anno e vinsero i casalesi 1-0. L'ultima partita, 100 anni dopo, al 7 aprile 2013, vittoria dei Grigi con gol di Fanucchi. In totale 80 partite Alessandria Casale, con un equilibrio che non si è mai rotto. I Grigi hanno vinto 25 partite, i Nerostellati ne hanno vinte 24. L'Alessandria è in vantaggio nelle partite di campionato, il Casale è in vantaggio nelle partite di Coppa. Parlando di giocatori singoli, sono due casalesi quelli che hanno giocato più partite del derby Alessandria Casale, e sono Luxoro e Fight, che hanno giocato 16 partite ciascuno. Tra i Grigi invece il più presente è stato il vecchissimo ormai Edoardo Valli, con 15 presenze. Il capocannoniere è ancora un'altra vecchia gloria, è Elvio Banchero con 6 gol. Però non è da solo, insieme a lui c'è Pierpaolo Scarrone, che ahimè ha segnato con tutte e due le squadre. 4 gol con i Grigi e 2 gol con i Nerostellati. You put down after the first look, it was me or his black book. Ooh, he's the boy for me. Angelo Gregucci, innanzitutto volevo sapere cosa significa la maglia grigia, cos'è appartenere all'Alessandria Calcio. Primo la storia, la mia giovinezza. I ricordi per me migliori da giovane, e poi c'è da rappresentare una città, una storia calcistica, c'è da rappresentare, cioè cercare di rinverdire un passato ormai un po' lontano di nobiltà di calcio, cerchiamo di farlo al meglio. E nella storia dell'Alessandria Calcio del passato, oggi purtroppo no, ma c'è una partita in particolare, quella contro il Casale, che ha un significato, un qualcosa tutto particolare, tutto suo. All'epoca sì, all'epoca era Casale, era Tortona, cioè Tortona era una squadra che lottava in Serie C con orgoglio, Casale anche. Nella gioventù che ho ricordato prima ci sono molte sfide, non solo una, quindi abbiamo sempre avuto noi rispetto un po' dei Nerostellati, quindi ricordando i fasti che furono, erano sempre partite molto combattute, a volte non bellissime, ma i Grigi dovevano regnare sovrani in questa provincia e noi cercavamo di vendere cara la pelle sia con il Casale che anche con Bertone, devo dire. Cosa si prova a entrare in campo in un derby con il Mocagatta che faceva registrare il tutto esaurito per questa sfida unica? Lo ripetiamo. Sì, però bisogna anche aggiornare la tabella dei tempi. Partite non c'era la TV, cioè dovevi assaporare e vedere la gara solo allo stadio. Invece adesso il mercato è un po' diverso, si può stare anche a casa, accendere un computer o vedere Skype, vedere ormai non solo il calcio nazionale ma anche internazionale. Però quelli erano sfide e avevano un sapore particolare, perché il campo era sempre pieno di gente, perché la passione era diversa, secondo me era più sincera come passione. Però adesso stiamo pingendo sui nostri anni e quindi io penso che ognuno poi viva i propri tempi con lucidità. Noi possiamo raccontare quei tempi, ma abbiamo qualche capello grigio. Adesso i giovani hanno tutt'altro modo di vedere. Siamo andati nella sede del nemico, sportivamente parlando, a Casale Monferrato, davanti alla ex sede gloriosa di via Trevigi, e che nemico, sempre sportivamente parlando, davanti a noi, Attilio Fight, una bandiera, oltre 400 presenze in maglia nerostellate. Allora gli chiediamo subito: cosa ha significato indossare questa casacca?
Ma guarda, per me tantissimo, perché mi ha dato tanto e dove io ho dato tanto. Sono arrivato da Livrea che ero giovanissimo e quindi ho fatto tutta, diciamo, la trafila dalla promozione fino alla Serie C, una volta c'era la Serie C e poi la C1 che cosa, quindi grazie anche al presidente Cerutti, è chiaro che io ho dato però ho ricevuto anche. Cos'è per il capitano del Casale, cos'è stato il derby con l'Alessandria, entrare sia al Natal Paldi che al Moccagatta con lo stadio esaurito, una partita entrata a pieno merito nella storia del calcio italiano? Ma guarda, sì, qualcosa in più c'era con l'Alessandria, perché l'ambiente diciamo che ti coinvolgeva, no? Dal presidente, dalla gente, dai tifosi e che cosa, però per me tutte le partite erano uguali, quindi soddisfazione in più, però non più di tanto, insomma. Però il derby è sempre il derby. Derby è sempre il derby, ma io ho lavorato anche per Alessandria, settore giovanile, ho fatto l'osservatore, cioè, quindi sono cose che anche nell'Alessandria mi sono rimaste nel cuore, insomma. È vero che è finita un'epoca, si è detto, quando anni 80 le maglie sono passate da essere di lana a queste maglie variopinte, a questo calcio che sembra non avere più un'anima e un cuore. In quel calcio romantico c'è ancora avuto spazio uno come Attilio Fight. Era meglio piuttosto morire che perdere un pallone. Era un gioco che travalicava la partita, era un qualcosa di attaccamento alla maglia, un qualcosa sì, di attaccamento ai supporter, era un qualcosa di unico. Le manca quel calcio? Beh, chiaro, era un calcio più genuino, diciamo, pane e salame di una volta. Adesso il calcio è diverso, quindi è solo questione di economica e tutto, capisci? Quindi una volta ti divertivi anche, adesso non so se riuscirei ancora a divertirmi te col calcio. Con il rispetto che si porta agli avversari, ad Alessandria, al Moccagatta, identificavano tra i nemici numero uno Capitan Fight. Gli è stato sempre stretto questo ruolo di giocatore cattivo, ma nel senso buono, perché, lo ripetiamo, il ruolo, la grinta, l'agonismo lo portavano a essere rude negli interventi, ma senza mai travalicare nel fallo violento, senza mai travalicare nel non rispetto degli avversari. Sì, una volta il calcio era diverso, quindi si entrava sì duri, ma sulla palla, no? come dici tu, no? Adesso il calcio è diverso e entrano per far male, quindi sono due calci diversi, due calci. Adesso il calcio è più veloce, più tutto, quindi c'è più rischi di subire delle contratture, c'è più rischi di subire delle fratture. Una volta invece no, quindi entravi sulla palla, entravi duro, però nella normalità, insomma. Ultima domanda, è difficile dirlo, non si sa mai, però credo che siano definitivamente archiviati i derby tra Casale e Alessandria come un tempo. C'è ancora spazio per il Casale di entrare alla ribalta di un calcio che conta, superando quella che è cosiddetta l'anonimato dei dilettanti? Guarda, questa è una domanda difficile. Io penso di no. Più di quello il Casale non può arrivare, anche perché, e poi il pubblico è quello che è, no? Alessandria è chiaro. Quanti abitanti ha Alessandria? 250.000 abitanti? 97.000. 97.000? Beh, Casale ne ha 30-35.000, quindi vedi la diversità, no? Però ad Alessandria c'è gente che adesso qualche soldino lo tira fuori. A Casale non lo so, sinceramente, se arriva. Abbiamo avuto delle esperienze con gente che arrivava da fuori, però sono state, alla fine, come vedi, sono state tutte esperienze negative, insomma. I Cerutti non ci sono più in giro, c'è gente di Casale che voglia bene Casale, tolto il presidente Coppo adesso, però se nessuno gli dà una mano, lui da solo non può arrivare a certi livelli. Dario Trombin, un altro dei nemici storici nei derby della tradizione tra Alessandria e Casale, soprattutto quando giocava allo stadio Moccagatta. Cosa ha significato innanzitutto giocare nel Casale, una società che ha contribuito a fare la storia del calcio italiano? Sicuramente la prima cosa che noi casalesi ambivamo giocando era arrivare a questa maglia nero stellata per le tradizioni, per cui arrivarsi poi ancora da giovane
era veramente, direi, toccare il cielo con un dito, era la migliore soddisfazione, più che andare a giocare nella Juventus, per noi casalesi la maglia nero stellata era una cosa inarrivabile, e poterci giocare e diventare poi in seguito anche capitano è stata una cosa meravigliosa. E allora cosa significa giocare un derby contro l'Alessandria, una partita caratterizzata da un odio sportivo che va al di là della semplice partita dei 90 minuti? Sì, devo dire che era un odio sportivo soprattutto da parte dei tifosi, che poi veniva tramutato nei giocatori in una furia agonistica che però fortunatamente finiva alla fine della partita. Però devo dire che giocare contro Alessandria e soprattutto ad Alessandria mi ha sempre veramente riempito di soddisfazione, perché avere così tanti tifosi, avversari a pochi centimetri dalla porta che ti inveiscono in tutte le maniere e tu poter, insomma, disputare delle buone partite è veramente una cosa che dà molta soddisfazione. Lei lo sa, Trombin, che se lo ricorda anche che ironizzavano moltissimo sul suo cognome, diventata storia e leggenda anche dei derby. Sì, me lo ricordo benissimo, e soprattutto se lo ricordano mia mamma, mia moglie, perché diciamo che erano molto conosciuti in Alessandria. Però devo dire che l'Alessandria, come con la Provercelli e il Casale, hanno fatto veramente la storia del Casale, la storia del calcio, e poter fare quelle partite lì, con quelle squadre lì, in quegli stadi lì, con quel pubblico lì, è veramente una delle cose che ricordo veramente in maniera meravigliosa. Alla sfida al derby con l'Alessandria è legato anche un particolare molto lieto, al di là del risultato sportivo, della sua vita di uomo e della sua vita che continua ancora adesso. Vuole raccontarcelo? Ma se si riferisse al 1975, un dicembre, come quest'anno, con proprio delle belle giornate che sembrava primavera, siamo venuti, e noi eravamo comunque come squadra, eravamo sulla carta superiore all'Alessandria, perché la squadra era veramente forte, guidata da Guido Vincenzi, e siamo venuti ad Alessandria e abbiamo perso 1-0 con una mia papera, e poi una settimana dopo convolavo a nozze con mia moglie, che proprio quest'anno facciamo 40 anni di matrimonio, per cui quella partita lì e quel dicembre lì, oltre che darmi la soddisfazione di fare quella partita, anche se persa malamente, appunto coincide proprio con l'anniversario del mio matrimonio. Andiamo ancora alla scoperta di Dario Trombin, della sua carriera di portiere. È stato scritto che a suo modo anche lei è stato un figlio del Piper di Roma, cioè di quell'ambiente particolare che caratterizzò la Lazio, perché lei ebbe la fortuna comunque di scaldare i guantoni a difesa della porta della Lazio, del settore giovanile, anche come riserva un paio di volte in prima squadra. Sì, era il 1971, e bisogna pensare che un ragazzo di quell'età lì, proveniente da una frazione come San Germano, per cui di 1000 abitanti, si trova proiettato in una città come Roma, e insomma diciamo che oltre alle soddisfazioni calcistiche e la soddisfazione di aver potuto giocare con Chinaglia, con Massa, con Wilson, in uno scambio che era stato fatto con Alessandria, che Alessandria aveva preso Morizzi e io dal Casale ero andato a fare il terzo portiere, e direi che insomma l'ho vissuta intensamente sia in campo e fuori, diciamo che è una parte lieta della mia vita, anche se magari mi ha aiutato a finire presto la carriera, però devo dire che io non rimpiango nulla, tutto quello che ho fatto lo ricordo veramente con piacere. Cos'è cambiato in quel calcio? È stato sempre detto che è un calcio romantico, un calcio lontano, era un calcio anche da figurine, perché vi dava la possibilità di finire anche sulle figurine, come è successo anche per lei. Intanto c'è da dire che non c'era allora la televisione, che aveva un peso così importante, per cui veramente per i tifosi le figurine Panini erano veramente una cosa meravigliosa per poter seguire i propri giocatori.
Devo dire che se, a differenza di adesso, noi che giocavamo amavamo questo sport, veramente lo amavamo, e diventava dopo una professione. Non si metteva davanti il denaro, ma era proprio la passione per questo sport. E devo anche dire che per quello che penso io, che il calcio di allora era nettamente migliore di quello di adesso, perché innanzitutto era formato da uomini e poi anche a livello tecnico le qualità dei giocatori, prendiamone uno a caso di Alessandria, Rivera, al giorno d'oggi non esistono più. Ultima domanda, ci sarà stata un'espressione, anche il giornalismo allora non era una semplice raccontare, anche a livello di Serie C non era semplice raccontare una partita, era indagare i personaggi, era crearci attorno anche un minimo di letteratura. C'è stata una definizione, un episodio con cui lei è stato raccontato dalla stampa che la ricorda e la caratterizza ancora adesso e le fa provare nostalgia per quel tempo? Ma diciamo, no, nostalgia no, perché comunque il tempo va vissuto per quello che è e bisogna vivere il presente e non il passato. Però devo dire la cosa che in assoluto sulla stampa mi ha dato più soddisfazione, proprio sulla stampa sera, il lunedì mattina della mia seconda partita da titolare nel Casale, per cui a 17 anni, nel derby con la Provercelli, loro primi, noi ultimi. Siamo riusciti a fare, anche con un po' di fortuna, qualche parata, 1-0-0, e al martedì mi hanno fatto un articolo a mezza pagina nel quale diceva che se il ragazzino salva tutto, salverà anche il Casale, che poi non per merito mio, è andata poi così che ci siamo riusciti. Questa cosa qui mi è rimasta ancora adesso a 42-43 anni di distanza, mi è rimasta nel cuore. Proprio l'ultima, veramente mi viene adesso spontaneo dire, a distanza di tanti anni, di tanti derby, anche di tanta magari tensione o nervosismo, cosa si sente di dire eventualmente ai tifosi alessandrini di allora? Cioè è il momento magari di... cioè una battuta, ecco. Intanto devo dire che magari non può sembrare veritiero, ma ho sempre ambito a venire a giocare, quando giocavo, a venire a giocare nell'Alessandria, e diciamo che nell'84 sono stato 85, sono stato abbastanza vicino, e mi sarebbe veramente piaciuto per il blasone dell'Alessandria, ma soprattutto per i tifosi, e ancora adesso mi auguro veramente di cuore che Alessandra riesca a salire in Serie B, perché comunque, nonostante così che ci sia questa tra Casale e Alessandria, che ci sia questo forte dualismo, però veramente per me l'Alessandria fa parte dei miei ricordi più importanti, e spero veramente di cuore che Alessandria salga di categoria. E ai tifosi di allora, che saranno adesso più vecchi di me, dico che comunque mia moglie è ancora qui, per cui dopo 40 anni, per cui quello che dicevano di là della rete non era vero durante le partite. La maglia grigia è stata per me molto importante, perché poi ho iniziato con il calcio professionistico con l'Alessandria, quindi mi ha dato la possibilità, l'opportunità di potermi poi lanciare a certi livelli. E mi sta dando oggi la possibilità di poter continuare a indossare la divisa grigia, perché sto lavorando con il settore giovanile, ho avuto la possibilità negli anni passati di lavorare anche con la prima squadra come collaboratore dell'allenatore, e quindi posso dire sicuramente che la maglia dell'Alessandria per me è una maglia veramente che mi ha dato tanto. E, come dicevi, adesso qualche anno è passato, quindi purtroppo o per fortuna, via, teniamo gli aspetti positivi per l'esperienza, gli aspetti negativi per il fatto che passano gli anni, e quindi questo è un discorso che nessuno può fermare. E sì, parto dagli anni dove effettivamente magari c'erano dei valori e c'erano si vivevano in maniera un pochino diversa, via. Ma c'è stato un cambiamento un po' radicale sotto tutti gli aspetti, non solo quello calcistico, perché in tutti i campi il cambiamento c'è stato, e anche a livello calcistico ho avuto la fortuna di poter vivere questi cambiamenti, ecco. Tu sei stato uno dei giocatori, e veniamo al dunque,
che ha disputato più derby storici. Il derby storico per eccellenza è quello con il Casale, la rivalità, l'odio sportivo con i nerostellati. Cosa significa giocare questa partita? Qualche derby l'ho giocato, effettivamente, me lo ricordo. E beh, sono partite importanti, dai, sono partite che hanno un valore, un peso particolare, perché il derby è... poi soprattutto anni fa, dove magari c'erano, ad esempio oggi ci sono i social network, queste partite magari le vivi una settimana prima, le continui a vivere almeno 3-4 giorni dopo, all'epoca invece le vivevi nel momento in cui le giocavi, e anche i tifosi scaricavano tutto quello che era il loro pensare, il loro tifo, il modo di tifare, la carica, diciamo, che ti dava questa partita nella giornata della partita. Quindi era proprio un momento veramente vissuto con un'intensità incredibile. Casale, sono state partite, io parlare di odio no, dai, parlare di rivalità sportiva sicuramente, perché odio mi sembra un po' esagerato, però bello, sono partite che le vivi e le senti addosso in maniera un po' diversa da quelle che possono essere altre partite, che poi ovviamente da calcio valgono tutte e tre, adesso valgono 3 punti, una volta ne valevano 2, però e quindi a livello numerico quello è, però da un punto di vista di mille cose, che sicuramente sono partite che ti danno emozioni forti, emozioni un po' diverse dalle altre. Scusa, ma secondo te c'è ancora spazio per la bandiera in una squadra come una volta, cioè quei giocatori simbolo che iniziavano la loro carriera avrebbero avuto magari possibilità di fare un salto di categoria, ma per l'amore della maglia rimanevano tipo Tony Colombo, tipo invece in senso opposto, parlando sempre di un derby col Casale, l'esperienza, il grande tradimento che fu fatto, sempre nella storia di questo derby, da Paolino Scarrone, che andò a indossare addirittura la maglia del Casale dopo essere stata una bandiera di quella dell'Alessandria. Ma guarda, sono pieni di esempi, no? Di giocatori che magari hanno vestito la maglia prima di una squadra e poi magari anche della squadra della stessa città, via, dall'altra sponda. E da calciatore, ovviamente, da professionista quale sei, magari tu, a te piacerebbe anche poter continuare a vestire la maglia della società di appartenenza. Delle volte poi però non dipende solo da te, perché delle volte ovviamente ci sono mille situazioni, magari non rientri più nei piani, magari per mille aspetti la società magari non trovi l'accordo, ed ecco che magari ti viene prospettata la possibilità di poter lavorare in una società diversa, e da professionista sei abbastanza obbligato via a fare queste scelte, un po' perché comunque non è solo una situazione voluta, ma tante volte anche dovuta, perché hai famiglia e quant'altro, quindi a giustificare un po' forse il fatto di questi giocatori che poi un giorno indossano la maglia di una squadra e il giorno dopo indossano la maglia della squadra più vicina. E il discorso delle bandiere, secondo me entriamo in quei valori che io ho avuto la fortuna di vivere in tempi passati. Secondo me oggi questi valori sono per me una parte importante, una parte integrante di quello che può essere un modo di pensare e di fare calcio. La bandiera, come tu mi hai detto, secondo me è importante. Sono partito con quei valori e ce li ho ancora dentro. Ovviamente poi stai vivendo tempi diversi e ti adatti o cerchi, tra virgolette, di adattarti un po' al periodo che stai vivendo. Secondo me l'evoluzione, il passare degli anni ha portato tante cose positive, ma qualcosa ci ha lasciato indietro. E io ritengo che questi valori siano un pezzo importante che secondo me potrebbero essere anche parte importante per poter dare un qualche cosa, un valore aggiunto in più. Ecco, ti chiedo ancora questo. Parlando con dei personaggi storici del Casale, dicevano di essere intimoriti dal grande pubblico del Mocagatta in occasione del derby, però era anche un motivo per motivarli di più, dargli più energia, più grinta, più voglia di dimostrare, di portare nel cuore nello stellato a vincere. Tu cosa provavi invece al Natal Palli, ecco, in quella partita? Ripeto, sono partite che... No, io ho la fortuna, come hai detto, di giocare tanti anni nell'Alessandria. Il Mocagatta è un valore aggiunto. Io mi ricordo le partite dove c'erano 7-8 mila persone allo stadio, e sicuramente per te che giochi
nel tuo campo con tutti questi tifosi è un valore, è veramente una gran bella cosa. Vero che questo valore aggiunto lo può dare anche agli avversari, perché arrivare e sentirsi entrare in un campo dove ci sono tanti spettatori, anche chi ha una maglia diversa da quella dalla tua ovviamente entra in un campo di calcio e quindi dà stimoli, anche se magari ti tifano contro, però vivi la partita da calciatore. Ti capita delle volte di andare nei campi dove magari ci sono pochissime persone ed ecco che la vivi un pochino in maniera diversa. Io anche partita andata a palle ne ho fatte, però come ti ho detto ho avuto la fortuna di giocare con i grigi e con i grigi anche andata al palle eravamo in tanti. E quindi è vero che si giocava a Casale in tempi dove anche là la squadra era molto seguita, però giocavo come mi sembrava di essere in casa, perché anche là c'erano un sacco di tifosi, quindi non ti sentivi mai da solo, ma avevi sempre un sacco di ragazzi che ti accompagnavano in trasferta e quindi... Senti, ancora davvero, mi viene spontaneo ancora chiederti questo, un grande giornalista come Darwin Pastore ha detto oggi però in un calcio completamente cambiato però dobbiamo sempre andare a cercare l'anima nobile, l'anima romantica, ecco. Allora mi viene in mente questo, una volta c'erano i derby Alessandria Casale e l'arbitro indossava la maglia diversa, gialla o rossa, perché aveva la divisa nera. È cambiato anche un modo di postare, oggi gli arbitri sono variopinti. Ecco, secondo te hai nostalgia? C'è ancora davvero la possibilità che anche i giovani che tu alleni possano capire che c'è un'anima ancora romantica, un'anima nobile, e non c'è solo il voler arrivare a tutti i costi, il sentirsi già arrivati ai campioni a 17 o 18 anni? Sai, ti ripeto, come sta emergendo da questa chiacchierata, che sicuramente i valori e il vissuto che ho avuto la fortuna di vivere nel passato ti ha dato e mi ha fatto vivere forti emozioni. I giovani d'oggi forse, e questo mi spiace un po' per loro, forse le vivono un po' meno di queste emozioni, o forse le vivono in maniera diversa, proprio perché oggi ci sono un sacco di canali, no? C'è Facebook, c'è WhatsApp, cioè adesso poi sono un poco pratico, quindi ne dimentico sicuramente qualcuno. Però si trasmettono tanti pensieri attraverso delle parole che viaggiano in rete. Noi una volta ci guardavamo in faccia, ci parlavamo, ci davamo la mano, e queste da allenatore, ecco, tornando un pochino nel campo, tu cerchi di trasmettere quello che è stato un tuo vissuto, quello che tu credi che possa aiutarli loro per poterli far crescere e per poterli fare crescere non solo sotto l'aspetto calcistico ma anche da un punto di vista personale. Ovvio che poi tu magari al campo parli e cerchi di trasmettere certe cose e poi loro escono dal campo e si vivono una realtà che è un po' diversa forse da quello che tu cerchi di far capire, perché io gli spiegavo che magari ai ragazzi che sto allenando che magari la sensazione e l'emozione che si prova e si vive entrando al Moccagatta, perché c'erano 8.000 persone, c'erano 7.000 persone, oggi purtroppo ce ne sono un po' meno, quindi loro, vero che attraverso le mie parole dicono porca miseria il mister mi ha detto, poi vanno al campo magari ce ne sono 1.500, dice ma sarà anche vero, però vabbè mister, ma sono tempi che furono. Però a me piacerebbe ovviamente, per fargliela rivivere come gliela spiego io, che oggi al Moccagatta ci fossero veramente 8.000 persone. Quindi valori, e torniamo un pochino al discorso già fatto. Queste sensazioni, queste emozioni le provi solo vivendole. Noi, al di là di questo aspetto del tifoso e del pubblico, escono fuori dal campo e magari tu gli spieghi di certi comportamenti che ti possono aiutare certe cose, e poi si scontrano contro un mondo che magari per certi versi è meno attento a certe regole, magari è meno attento a certe sensazioni, ma è più pratico, magari vai dietro a dei numeri, vai dietro a mail, vai dietro a video, vai dietro. Penso che il viverle certe esperienze sia un valore impagabile, ti dico. Un conto è viverle e sentirle, un conto è vederle, un conto è leggerle. Questo rimango un po' legato a quello che, pure ovviamente riconoscendo che passano i tempi, quindi io ti dico, l'evoluzione delle cose sicuramente ti sta dando tantissimo, perché ti sta dando tantissimo, però forse nel darti tanto qualcosa ti toglie. Siamo con uno dei capi storici del tifo organizzato degli Ultras di Alessandria, Audi. Parliamo di derby con il Casale e qui è tutta una pagina da ricordare, quando gli scontri erano vere e proprie battaglie. Cosa ti ricordi di quelle partite?
Ho dei ricordi storici sicuramente. Anche se parto subito e anticipo che io per quelli di Casale ho un grosso rispetto, innanzitutto, perché credo che il nemico vada comunque sempre rispettato. Sono i primi derby che ho vissuto, l'ho vissuto fin da ragazzino, ricordo anche i derby di sera in Coppa Italia dove mio zio mi venne a prendere perché non volevano assolutamente che andassi allo stadio dei Meliutas, ma ho persistito e ho continuato e adesso mi ritrovo in questa situazione. A 50 anni che fra 15 giorni si va tutti a Genova, si spera, e questo è un ricordo storico e lo voglio dedicare a Enrico. Soprattutto vorrei chiederti, ci sono due episodi particolari nel tempi d'oro degli anni 80 e 90 per quanto riguarda il derby col Casale. Uno non eri presente, però ne hai sentito parlare, il famoso trofeo di guerra tra virgolette, lo striscione dei che gli hanno fregato i ragazzi che hanno anticipato noi, tra i quali però c'era già Enrico, c'era Aldolli, altre persone, Mario, altri personaggi che già frequentavano lo stadio. In un derby col Casale gli hanno fregato comando ultra. E l'altro invece che è entrato quello lì, ciao Marco, ciao Marcino, è stato sottratto in occasione delle l'hanno lasciato attaccato allo stadio. Ecco, invece un'altra pagina storica è stata quella del 1992, uno striscione che racconta la rivalità storica tra Casale e Alessandria, il Galletto. Il Galletto penso che sia stato sottratto nei tempi che furono e noi abbiamo utilizzato questa cosa con dopo il Galletto anche lo scudetto, perché in mezzo a questo striscione che avevano lasciato l'avevano fatto praticamente con lo scudetto tricolore, perché ricorda il nuovo scudetto di quelli del Casale. E cos'è cambiato nel modo di fare tifo rispetto a quei tempi, dove comunque c'erano meno restrizioni da parte dei controlli delle forze dell'ordine e c'erano anche, possiamo dirlo, quando c'erano gli scontri, comunque sane scazzottate che non finivano proprio in azioni vere e proprie di delinquenza? Sicuramente, infatti ricordo bene il derby di dicembre, ora non ricordo, dell'84, dove ci furono scontri vicino alla stazione, scontri qua fuori, Alessandria Casale. E poi tutte le volte che si è andati allo stadio, sia a Casale che qua, c'era sempre un momento di tensione ed erano sempre scontri goliardici. Ripeto, io li conosco tutti, gli Ultras del Casale, come me della vecchia guardia, e li considero un gran gruppo. Pochi ma sempre buoni. Senti, ti dico ancora questo, abbiamo per questo speciale derby abbiamo intervistato una persona, un ex giocatore del Casale che si ricorda bene i cori che voi gli facevate allo stadio, il portiere Trombin. Trombin, sì certo, Trombin viene a pescare con noi, ci manca il verme. Era questo, ma di loro ricordo anche giocatori tenaci come Luxoro, che era venerato da loro, dai loro boys, Nero Stellati. Cioè, io ripeto, ho un grosso rispetto sia per loro che per quelli dello Spezia, mentre la nostra curva si diverte a cantare chi non salta è, chi non salta è. Secondo te ritorneranno questi derby? Me lo auguro, perché rafforzavano il gruppo ed erano sempre con momenti di tensione di andare a Casale alle feste o di venire in Alessandria alle feste. Ultima domanda, io ho sentito molti tifosi anche che non l'avevano vissuto in maniera diretta come voi in curva, essere contrari dal fatto che se la mettiamo sulla fatto della goliardia sì, ma di gioire delle disgrazie del Casale che non ha trovato un grosso presidente come Di Masi e quindi è fallito, adesso è in bassa posizione di campionato nel senso rispetto all'Alessandria. Ho sentito dire che sarebbe meglio giocare contro il Casale e batterlo ad armi pari sul campo, sei d'accordo? Ma guarda, sì, sicuramente farebbe parte, sarebbe bello, ci sarebbe il derby, per cui è una cosa che comunque il derby porta a preparazione, a prepararsi per la trasferta a Casale, la preparazione per ciò che si può fare in curva, perché ora sono vietati i fumogeni tutti. Ripeto che sei venuto al bar dello stadio, la foto più bella della mia curva vecchia è quella con il derby col Casale. Quindi ti manca sto derby? Sì, questo qua sì.